Buonasera a tutti e ben ritrovati a una nuova puntata di Strategicamente su Rieti Live TV. Oggi riprendiamo il discorso iniziato nelle puntate precedenti sulla paura di non essere all'altezza e in particolare parleremo della paura del conflitto. In apparenza, la paura del conflitto potrebbe sembrare simile alla paura di non piacere, già trattata appunto mercoledì scorso, in quanto in entrambi i casi le persone evitano gli scontri verbali. Ma mentre nella paura di non piacere si evita il conflitto per il timore di perdere il consenso e l'approvazione degli altri, nella paura del conflitto la persona teme di non saper gestire il conflitto in quanto tale. Infatti chi evita il conflitto lo fa perché è spaventato da qualsiasi forma di relazione sociale e non è necessario che questa sia accesa e violenta, ma basta che sia anche lievemente conflittuale. Dunque, quando ci si trova di fronte a persone che percepisce aggressive e prepotenti, pur sentendo crescere dentro di sé una forte rabbia, tende ad incassare in silenzio, facendosi logorare da tutto il veleno che ingoia passivamente, senza reagire in alcun modo. La paura in questo caso è legata al timore di essere travolti dall'aggressività altrui e di non riuscire a gestirla. La persona infatti anticipa con la mente la rabbia, la prepotenza, l'aggressione verbale che potrebbe subire, costruendo uno scenario catastrofico di urla, esplosioni di ira che teme di non essere in grado di gestire. Si spaventa quindi in anticipo e rifugge ogni forma di conflitto, mostrandosi forzatamente gentile e fin troppo attenta alle esigenze altrui. Spesso però chi ha paura del conflitto teme anche di perdere il controllo, ossia di fare una brutta figura davanti agli altri, con una reazione magari esagerata e scomposta. Se dovesse realmente esplodere, infatti, e perdere il controllo, non solo si vergognerebbe per la brutta figura, ma finirebbe addirittura per sentirsi irrimediabilmente in colpa. La persona dunque evita i conflitti perché teme se stessa e le proprie reazioni, ha paura di perdere il controllo e di come potrebbe reagire se vinta dalla rabbia. Quindi, riassumendo, la paura del conflitto si esprime attraverso due tipologie di paura: il timore di essere travolti e di subire l'aggressività altrui e la preoccupazione di perdere il proprio autocontrollo. Ma la paura del conflitto cela un bisogno fondamentale, quello di sentirsi amati, benvoluti, apprezzati dagli altri, tanto da coltivare la credenza che vivere in pace e armonia sia un'esigenza fondamentale della vita. Mi convinco che per raggiungere il mio ideale di un mondo dove le relazioni sono pacifiche e armoniose, devo evitare conflitti a tutti i costi e imparare a porgere l'altra guancia anche quando mi prendono a schiaffi. Ma mentre fuori appaio una persona affabile, gentile, dentro mi sento un vulcano che ribolle di rabbia e frustrazione. La paura del conflitto, come abbiamo visto, ci porta ad adottare tutta una serie di comportamenti che tecnicamente definiamo tentate soluzioni, il cui scopo è quello di farci sentire al sicuro, ma che, se reiterate nel tempo, finiscono per incastrarci in un pericoloso circolo vizioso disfunzionale, tanto da diventare delle vere e proprie psicotrappole. La prima di queste tentate soluzioni è quella di evitare qualunque rischio di conflitto, qualsiasi forma di contraddittorio, anche blando. Ciò tuttavia, se in un primo tempo mi tranquillizza, poiché appunto ho evitato il temuto pericolo, allo stesso tempo ha l'effetto di far aumentare la paura di non essere all'altezza, perché il messaggio che inconsciamente mi giunge è proprio questo: se mi fossi esposto al conflitto non sarei stato in grado di gestirlo e ne sarei stato travolto o avrei perso il controllo, tanto da combinare disastri e fare brutte figure davanti a tutti. Chi evita il conflitto si trasforma quindi in una sorta di yes man, una persona che deve essere gentile, carina, morbida, accogliente con tutti e a tutti i costi, costruendo così la credenza che questo atteggiamento sia necessario per proteggersi dal temuto conflitto. Gli yes men devono evitare il più possibile il conflitto, qualsiasi tensione, altrimenti si avvelenano. Addirittura hanno paura di ricevere anche un semplice diniego e quando questo avviene fanno di tutto per evitare qualsiasi tipo di tensione con l'altro, assecondando tutte le richieste che vengono espresse da quella persona, anche quando queste sono totalmente irragionevoli e mettono a rischio il proprio operato.
Un'altra tentata soluzione disfunzionale è quella di reprimere qualsiasi espressione di disappunto, chiedere, ma sempre in maniera morbida. Ciò esprime la difficoltà nel prendere posizioni dure e l'incapacità di creare simmetria nelle relazioni. Di fronte ai no degli altri, la persona che ha paura del conflitto, infatti, si piega sempre e si ingegna per trovare soluzioni alternative. E ancora, un'altra tentata soluzione disfunzionale messa in atto da chi appunto ha questo timore è quella di instaurare relazioni iperdemocratiche e paritarie con tutti. In ambito lavorativo tende a strutturare relazioni paritarie di tipo amicale perché appunto non è in grado di far valere la sua posizione gerarchica. In ambito affettivo e familiare tende ad instaurare col partner una relazione complementare disfunzionale e rigida, mettendosi in una posizione di sottomissione che porterà la persona a subire incondizionatamente il partner e a far diventare il suo partner un despota tiranno. La relazione che si instaurerà tra loro sarà molto probabilmente quella, diciamo, vittima carnefice. Nel rapporto coi figli, stesso copione, non riuscendo ad essere un genitore autorevole che mantiene un ruolo educativo gerarchico, tenderà a instaurare una relazione iperdemocratica, evitando di porsi gerarchicamente anche quando la situazione lo richiederebbe. In tal modo i figli si sentiranno autorizzati a rimproverare i genitori, invertendo i ruoli, e molto probabilmente si trasformeranno in ipertiranni. Ma evitare lo scontro è davvero così grave? Purtroppo sì, per le possibili conseguenze che si possono venire a creare nel tempo. La persona che ha paura dei conflitti, infatti, accumula rabbia, frustrazione, manda giù tutto quello che le fa male, rinuncia ai propri bisogni, lascia che le cose accadano da sole sperando che vadano nella direzione desiderata. Tutto questo fino a quando si riempie per poi esplodere di rabbia. Evitare i conflitti e subirli in modo continuativo può portarci a somatizzare con dolori muscolari, gastrite, ulcere, herpes e altri sintomi. Ma insieme ai problemi fisici potrebbero insorgere anche quelli psicologici come ansia, attacchi di panico, fino ad arrivare alla rinuncia delle relazioni sociali, che sfocia inevitabilmente in depressione. Tutti questi evitamenti, se ripetuti nel tempo purtroppo, costruiscono nella persona un senso di incapacità nella gestione delle relazioni e il terrore dei conflitti per mancanza di allenamento sul campo, con l'inevitabile conseguenza di alimentare ancora di più la tendenza a evitarli. Gli evitamenti reiterati funzionano come una pentola a pressione con la valvola ostruita. Se il fuoco aumenta, prima o poi l'effetto sarà inevitabilmente quello di esplodere, combinando tutti i disastri non voluti e temuti. E se si vuole evitare che questo accada, ci si dovrà permettere un piccolo sbuffo ogni tanto. Dunque, per evitare di esplodere a causa dell'accumulo di frustrazione e rabbia, è necessario concedersi piccole irritazioni o piccoli rifiuti davanti ai comportamenti prepotenti e ragionevoli degli altri. Il conflitto è un elemento indispensabile della relazione sociale. Confrontarsi e scontrarsi con gli altri è importante per crescere e condividere idee, modi di vita, culture diverse, a meno che non si scelga una vita da eremita, caratterizzata da una mancanza di conflitto e una totale repressione dei propri bisogni. Abraham Maslow ci ricorda che la vita è un processo in cui si deve costantemente scegliere tra la sicurezza, per paura e per il bisogno di difendersi, e il rischio, per progredire e crescere sempre. Scegli allora di crescere almeno 10 volte al giorno, affrontando e guardando in faccia le tue paure. Quindi impara a dar voce ai tuoi bisogni, sviluppa quella competenza sociale legata alla gestione anche delle relazioni conflittuali, fondamentale per stimare te stesso e avere successo nella vita. Vi ringrazio per avermi seguito e vi do appuntamento al prossimo mercoledì per parlare ancora delle paure sottese alla paura di non essere all'altezza.